Riaprire le attività commerciali, secondo le indicazioni paventate nelle scorse ore dal governo, non ha senso. Tanto vale restare chiusi in attesa della fine dell'emergenza. È l'amara riflessione che molti ristoratori, anche ciociari, stanno facendo. Fra loro anche Gianfranco Coniglio, noto ristoratore di Veroli, che per sabato avrebbe voluto organizzare a Frosinone, in piazza Vittorio Veneto, una manifestazione. Ma la questura ha detto no per il rischio assembramento. Ho organizzato una manifestazione per il 16 di maggio, dalle 18 alle 20. Sopra a Piazza Vittorio Veneto a Frosinone, ma questa mattina abbiamo ricevuto una diffida e non possiamo farla. Non possiamo farla perché attuando il DPCM che è stato approvato, siamo sanzionabili per aggregazione, anche se avevamo spiegato pienamente che ci saremmo messi a distanza, abbiamo chiesto la stessa a norma dell'articolo 17 della Costituzione, però purtroppo ad oggi ci viene preclusa l'attività di manifestazione. Nonostante sabato non si faccia la manifestazione, le richieste al governo Conte per non affondare definitivamente non mancano di certo. Chiediamo di ragionare bene sulle norme che si stanno applicando per l'apertura delle attività commerciali, perché queste norme sono talmente stringenti che non ci consentiranno di aprire, anzi ci consentiranno di fallire. E noi dietro di noi falliranno tutto quel settore che è dell'Oreca. Beh, le nostre preoccupazioni in questo momento sono che se ripartiamo dobbiamo rimetterci altri capitali e poi non riusciamo a sostenere il conto economico perché le norme ci costringono ad avere meno persone che possono offrire il nostro locale, noi siamo sicuramente in una condizione di fallimento, prefallimentare. Era preferibile non aprire, infatti noi diciamo io non apro, io non pago, questo è ciò che dice il movimento mio, è preferibile non aprire e aspettare che ci siano le condizioni sociosanitarie per poter riaprire, in maniera tale da salvaguardare tutti i migliaia di attività e tutti i dipendenti che sono con noi. Nella sua riflessione Gianfranco Coniglio fa un appello dal sapore amaro a tutti i suoi colleghi. Faccio un appello a tutta la categoria dell'Oreca, di pensarci bene, di farsi fare i conti da proprio commercialista per vedere se conviene o meno riaprire le attività e chiedere allo Stato un sostentamento per non fallire e per inviare questa apertura al tempo debito, cioè quando ci saranno le condizioni.